Secondo la leggenda, vento, tuoni e fulmini avvolgono cielo e terra la notte del 19 maggio 1995. Ho avuto la fortuna di essere stato il primo a vedere Varenne. Vederlo nel senso che l'ho visto nascere. E se è vero che, per alcune religioni, la reincarnazione è il naturale tragitto dell'anima? Il capo scuderia mi chiamò perché la fattrice aveva qualche problema. Infatti chiamammo il veterinario, che venne subito, perché il cavallo non si era presentato con le, come si presentano tutti i cavalli, con le zampine in mezzo al muso, si era presentato solo con una zampa. Venne il veterinario e quindi lo estrasse e tutto andò bene. L'anima di un'entità straordinaria, dove gli uomini contribuiscono solo in parte alla sua elezione. Ciò nonostante, saranno proprio gli uomini a contribuire alla nascita della sua leggenda. Quegli uomini che accarezzano i sogni, che come tutti noi sappiamo, spesso svaniscono più veloci del vento. Insieme a Viani, Jean-Pierre Dubois, un intraprendente allevatore francese che possiede cavalli in tutto il mondo, rileva un drappello di puledri per una sessantina di milioni di vecchie lire. 10 sono per la metà di Varenne. Ho visto la mamma nascere e anche il papà Zebù, che è nato a Zenzalino, quindi tre personaggi che hanno fatto la storia dell'Ippica. Ho sempre avuto l'idea negli incroci di mettere un ottavo di sangue francese, perché ritengo che i cavalli francesi abbiano una potenza superiore ai cavalli americani. D'altro canto, il cavallo americano dà quella agilità di gambe, quella sveltezza che i francesi non hanno, però i francesi hanno questa potenza, quindi l'incrocio fatto Waikiki Beach con Yalmaz deriva da questa mia convinzione, e Varenne quindi per un ottavo al sangue francese e per il resto americano. Dopo 10 giorni andò nei paddock, mossi i primi passi di un paddock particolare, perché è un paddock dove noi mettiamo i giovani fino a un mese di età. La particolarità dell'allevamento Zenzalino è questa terra di medio impasto, una terra particolarmente adatta per l'allevamento dei cavalli trottatori. Poi venne Dubois e dopo 5 mesi, al momento dello slattamento, mi disse che voleva comprare il restante 50%. Io lo vendetti insieme agli altri per pochi soldi, perché io faccio di professione l'allevatore e quindi bisogna vendere per poter mantenere tutto l'allevamento. A 6 mesi di vita, Dubois lo carica su un van, destinazione Normandia, non Le Pen. Thank you.
un cavallo unico al mondo, per me è stato un dono divino. Terreni ammorbiditi dalle piogge, autentiche fondamenta per lo sviluppo di una struttura delicatissima. Mi ricordo poi benissimo nell'ottobre del 97 quando andai presso il suo allevamento, che periodicamente vado 4-5 volte all'anno, e il suo uomo di fiducia mi disse: Monsieur Vianney, acquisti quel cavallo, vedi, un cavallo in paddock con una coperta tutta sdrucita, così, dice, questo è un suo cavallo, lo compri che lo dà via per poco. Io mi misi perfino a ridere, ho detto no, non acquisto niente cavalli messi in questo modo. E poi l'uomo mi disse: ma questo è Varenne. Un'intera stagione di libertà interrotta da 6 lunghissimi mesi in cui Varenne, ingessato, resterà immobile 24 ore su 24 nel box. Io gli dissi di provare a tentare di salvarlo, perché come ogni allevatore, ogni cavallo è proprio come se fosse un figlio. E Dubois forse ascoltò il mio consiglio e tenne in un box fermo Varenne finché tutto si aggiustò. Costa Tirrenica, Bolgheri, Toscana. Nel gennaio 1998 Varenne viene rispedito in Italia, nella quiete di Bolgheri, dove un allenatore svedese, Roger Grundin, prepara il materiale ippico di Jean-Pierre Dubois. Il debutto è alle porte. Varenne inizierà a far parlare di sé. Ma c'è l'attacco perentorio di Varenne, numero 4, che passa col cuore ma rompe, coinvolge per errore numero 7. Numero 4, Varenne, qualificato. Ero qui a Zenzalino a vedere la televisione dei cavalli e vidi la corsa e mi impressionò immediatamente, perché ruppe 2 volte e poi quasi vinse lo stesso. Mi telefonarono ben 3 mediatori, sapendo la mia amicizia con Dubois, per acquistare il cavallo. Io sapevo benissimo, perché Dubois me l'aveva detto, dice: se qualcuno vuole il cavallo io a 150 milioni lo vendo. E io dissi: lo vuole 150. Nessuno batté ciglio e dice: quando si può andare a vedere? Telefonai a Dubois e Dubois disse: quando vogliono possono venire a Bolgheri a vedere il cavallo.
Varenne sembra un cavallo interessante. Nonostante i problemi, fa gola e diversi acquirenti si fanno avanti. Jori Turia, allenatore finlandese, insieme al driver romano Giampaolo Minnucci, capisce che Varenne può essere un affare. Abbiamo tentato una carta, una chance. Tutto iniziò nell'aprile del 98. Clem, non è stata una cosa facile. Ricevetti una telefonata da Giampaolo Minnucci. E c'erano questo blocco di cavalli. Non la sapeva nessuno che cavalli possono uscire fuori. Un pochettino azzardato, perché il cavallo possiamo dire che non era proprio al 100% di salute. Sì, anche costava parecchio soldi. Allora Yuri ci portò sia a me che al veterinario e andammo la mattina a vedere questi cavalli. Noi naturalmente siamo andati lì a buttare un po' un occhio, a vedere questi cavalli. Io iniziai, come di consiglio, insomma, a fare i vari controlli. Questo cavallo aveva fatto una sola corsa e aveva sbagliato a Bologna. Io ho trovato un mio collega, Paolo Leoni, sopra il cavallo, che naturalmente stava lavorando il cavallo, stava facendo prove con questo cavallo. Lì per lì sono rimasto, possiamo dire, esterrefatto dal modo di vedere questo cavallo, come andava, in un'andatura proprio animalesca, forte, anche volgare nel modo di camminare. Però magari chi è che si intende di questo sport e del trotto riesce a capire che questo cavallo aveva un qualcosa in più. Tant'è vero, quando è sceso Paolo Leoni ha detto a un suo proprietario: o compriamo questo o non compriamo niente, perché questo cavallo è il cavallo che batte Viking Kronos. Tra i controlli che di routine vengono effettuati c'era anche il controllo radiografico. Abbiamo riscontrato un chip, il chip è un ossicino piccolo che è vicino a una cartilagine, o dovrebbe essere un corpo estraneo del cavallo, invece in quel momento era un corpo identico al cavallo, era attaccato proprio vicino al nodello. Cioè, io dissi che dal punto di vista veterinario per me non c'erano grandi problemi. E c'era Bavaresi, un altro allenatore, che lui aveva effettuato la prova di qualifica con Varenne. Pure mi ha detto: sì, però questo cavallo ha un problema, ha un chip. Nessuno credeva in Varenne, perciò era brutta una croco. E dissi a Giampaolo: dico, no, possiamo farlo acquistare. In 3 ore, 4 ore ho scombussolato magari tutta la mia vita, in poche parole, perché io volevo assolutamente quel cavallo. Cercano allora, tra i loro proprietari, quello disponibile a spendere i soldi necessari all'acquisto. All'improvviso mi arriva una telefonata nell'ufficio ed era mio amico Oreste Trudi, che mi dice che Giampaolo era a Napoli, a un ristorante vicino all'ippodromo. L'argomento era un acquisto di 4 cavalli che Giampaolo proponeva a dei proprietari napoletani che erano presenti a questo pranzo. Questi 4 cavalli, ricordo i nomi, che erano Varenne, Voyant, Vampire e Volvox. Giampaolo diceva che erano 4 buoni cavalli, però la richiesta era abbastanza elevata. Varenne aveva fatto una corsa, veniva da una rottura, gli altri invece venivano tutti e 3 da buoni vittorie. Io dal primo momento fui attratto moltissimo dal nome di Varenne. Non so, una sensazione, un intuito. Sensitivo come nessuno, dice, ma sentivo il nome Varenne. Ultimamente mi piace come nome, anche se è un cavallo che non ho visto correre, non posso esprimerti il mio parere. Se di no, insomma, lo faccio.
Noi siamo andati prima in America, poi siamo andati in Svezia e a me non c'era un cavallo che piacesse, cioè io capivo che avevo in mano un qualcosa che poteva dare sicuramente uno sviluppo alla mia carriera. Lui diceva, vabbè, ti faccio sapere. Siamo in dirittura d'arrivo. Il tempo corre. Spunta un allevatore, Pietro Bezzecchi, che sembra averla meglio sull'acquisto. Mi chiama il giorno dopo, dice, guarda, mi dispiace, insomma, Varenne è già stato venduto. Io lì per lì fui anche contento, perché dissi, non ero nemmeno pronto ad affrontare una simile spesa, insomma. E lì finì tutto. L'acquisto sfuma. È Pietro Bezzecchi che rinuncia per quel famoso chip che aveva segnato l'articolazione di Varenne. Scendevano sempre sul fatto che Varenne aveva questo chip e nessuno lo voleva. E insomma fu il motivo per cui già altri acquirenti o presunti tali lo riconsegnarono al proprietario. Mi chiama invece dopo, non ricordo se era 5 giorni, una settimana, mi richiama, guarda, c'è di nuovo la possibilità di acquistare Varenne, però dobbiamo essere veloci. Nel frattempo, Paolo Leoni si precipita a Bolgheri con un assegno di 30 milioni di vecchie lire. L'affare sembra fatto. Ecco, ho quasi convinto Giordano a comprare Varenne, ma l'ho convinto per due motivi. L'ho convinto perché mi era piaciuto moltissimo nel lavoro e poi l'ho convinto perché c'era qualcosa di anomalo. Tutti non lo volevano, io in quel momento volevo Varenne. Io volevo andare sempre un pochettino controcorrente. Se tu hai intenzione di acquistarlo, io devo venire subito a Napoli, mi devi dare i soldi e dobbiamo acquistarlo subito. Non ho dormito, non ho mangiato, non ho fatto niente di tutto questo. Facciamo il passo. In un giorno e una notte sono andato a Napoli, ho preso i soldi che servivano per pagare Varenne. Lui ebbe pure delle peripezie, bucò una ruota, arrivò in ritardo, dovette aspettare il giorno dopo. Maurizio Grosso, per Jean-Pierre Dubois, chiama Leone. L'affare non si fa, è intervenuto Minnucci. Forse magari dovremmo dire grazie anche al chip, ecco perché Varenne entrò nella mia scuderia. Mi telefono e disse, guarda, il cavallo mi sembra un buonissimo cavallo, c'è solo un problemino che c'ha un chip, ma Pio dice che sta in una posizione che non dovrebbe dare fastidio, e quindi acquistammo Varenne. Quando ho detto che avevo comprato Varenne è rimasto un po' così esterefatto, ha detto, dice, però questo chip è, insomma, come per dire, in bocca al lupo, e auguri. Roma, 30 aprile 1998. Si parte con la corsa Premio Mirtillo. Giordano, il suo proprietario, si aspetta grandi cose da Varenne. Il cavallo mi corre la prima volta e tende a dire alla prima di Tor di Valle. Non sarà deluso. Primo in 1.15.8, un tempo ottimo per un cavallo di 3 anni. Il 30 aprile è una data per me molto importante perché è la data in cui mi sono risposato. E pensate che io, il cavallo mi correva la prima di Roma alle 14.30 e io alle 13 avevo il matrimonio al comune di Napoli. Non potete immaginare la fetta che ho dato ai fotografi, agli amici, perché avevo questa necessità di vedere il cavallo che correva alle 14.30. E ho visto correre questo fenomeno che vinceva una corsa di, ma penso, di un centinaio di metri, in una maniera così
così netta, così disinvolta, che me, ho detto, ma questo veramente ho preso, forse ho fatto la fortuna della mia vita. È solo l'inizio. Sul percorso di Varenne appare Viking Kronos. Vinceva le corse con un distacco dal secondo di una dirittura. Anche le prospettive di Varenne saranno frenate da quel fenomeno. Questo è il traguardo. Viking Kronos allunga. L'ha visto tra sei rivali. Viking Kronos conferma le attese. Vedete l'ulti col giri che richiama il pubblico. Intanto, a preparare Varenne, c'è Jori Turia, allenatore finlandese amico di Gianpaolo Minnucci. Jori Turia è molto importante per il cavallo, perché come tutti sanno, io l'ho sempre guidato e Jori l'ha sempre allenato. Prima corsa quando lui ha fatto quella che ha fatto lui con noi, prima vittoria a Tor di Valle qui di Roma, io dopo la corsa ho detto Minucci, questo è un cavallo, non è un cavallo normale, è un cavallo di qualche cosa di più. Io allenamenti non fai particolare, fai tutti i cavalli quasi quel sistema che fai pure Varenne. Visto subito questo è un cavallo che posso pure provare a allenare un'altra maniera, perché lui faceva tante cose molto di più facili che faceva altri cavalli. Prepara il campione nei minimi particolari per affidarlo al suo driver, Gianpaolo Minnucci. Il primo gran premio ho vinto subito, dopo ha capito, quando ho fatto quella vittoria, e questo è un cavallo che può essere sta una dei migliori cavalli italiani. Nel frattempo, Viking Kronos spacca i traguardi dall'estate 1997. È un vero e proprio mito. I giornali non parlano che di lui. Varenne gareggia e vince il premio stabile ad Aversa. Thank you.
Il giorno 10 luglio 1998 si corre il Gran Premio Nazionale a Milano. Anni si chiama Viking Rono, sono cavalli che ha vinto tutti con 2 anni, 3 anni. Noi incontriamo lui a Milano, se 98 e luglio. La prima volta che Varenne, possiamo dire, ha incontrato Viking Kronos, che era considerato il cavallo migliore dei 3 anni, è stato nel Gran Premio Nazionale, dove tutti i 3 anni disputano questa corsa, che è una corsa molto importante prima del derby. Partiti in questo istante. È la prima vera sfida per Varenne. Chiaramente, per l'opinione pubblica, era scontato che vincesse Viking. Varenne era infatti solo all'inizio della sua carriera. Ma forse era meglio così. Meno pressioni, meno stress, e poi non aveva niente da perdere. Di View di Jesolo, Viking Kronos a 1,5 di margine nei confronti di Varenne. Viking Kronos che prende 3 all'avversario, veloce getta all'inseguimento, retta d'arrivo. Viking Kronos ha preso margine netto a Varenne, veloce jet. Viking Kronos che a 100 dalla conclusione è padrone del nazionale 1998. L'applauso della folla che impazzisce per Ludwig Colghini, e Viking Kronos al secondo, Varenne con Paolo Minucci che ha vinto il proprio nazionale. Vinse naturalmente Viking Kronos, secondo arrivò a Varenne, però possiamo dire che Varenne veniva da uno stadio influenzale. Quella volta io la sapevo perché lui è stato un po', ha avuto un febbre. Ciò non era forse magari prontissimo a battere Viking Kronos. Giampaolo Minucci, colui che guiderà ai trionfi in Varenne, è romano, classe 67. Nonno Aurelio e zio Umberto, entrambi allenatori e driver, iniziano a portarlo a Tor di Valle fin da piccolo. E Giampaolo, a 12 anni, non delude. Vince la sua prima corsa da driver su un pony. E come per cercarmi, con un gesto, con una mano, che poi dopo magari io gli ho restituito il giorno del derby a Roma, facendo la stessa cosa che lui aveva fatto a me. Varenne si lecca le ferite e mentre la stampa sbeffeggia il team, prepara la sua rivincita. Si comincia di nuovo. Varenne continua a stupire. Una serie di vittorie e una sconfitta avvenuta dopo una rottura in avvio sono l'ultima tappa d'avvicinamento al derby. Unica perplessità sarà quel Gran Premio Marangoni a settembre, dove Varenne, nonostante la vittoria, non sembra al meglio delle sue capacità. Cos'è che turba il campione? Forse l'approssimarsi della sfida con Viking Kronos. Aumenta velocità e si prepara a liberare i concorrenti. In vantaggio Vidar, Vidar al comando, al suo interno verso Tram, all'largo scatta Varenne, poi all'largo anche Van Vidalfa, quindi Vigliano Frenz, cavalli all'attacco della prima piegata, insiste all'esterno, Varenne che passa, Varenne continua al comando, in seconda posizione Vigliano Frenz, in terza Vidar, ha ceduto verso Tram, retta d'arrivo. Varenne al comando, intanto in coda sbagliato Volturno Sport, Varenne su Vigliano Frenz e Vidar al largo, poi Vanni D'Alfa, Varenne su Vidar, prova ad avvicinarsi Vidar, Varenne al comando, Varenne, Varenne, solitario su Vidar, poi Vermuto M. Thank you.
Siamo al 71esimo derby di Trotto. È inizio ottobre, non fa freddo a Roma. Il clima è ideale per Varen. Il derby è la più importante corsa per i cavalli di 3 anni, il cosiddetto derby italiano. Ma sarà anche il giorno della rivincita con Viking Kronos. Il derby italiano del trotto naturalmente è una corsa importantissima per un cavallo, perché viene a 3 anni e naturalmente la può correre solamente a 3 anni, poi magari per un guidatore puoi vincerlo o non, con il pensiero e con l'auspicio che il prossimo anno ne puoi correre un altro, però per il cavallo è una corsa che vale una vita, penso, e per Varenne così è stato. È stata la seconda volta che lui ha incontrato Viking Kronos, la prima l'avevamo incontrato nel nazionale. E era un match a due, anche perché a Roma sicuramente sia Varenne che io eravamo un po' i beniamini locali. E Viking Kronos con Colgini era considerato, possiamo dire, la forza straniera. È stato un match, direi, a arma bianca, perché siamo partiti completamente apparigliati e siamo arrivati fino all'ultima curva completamente apparigliati. Certamente il guardo con parentesi era Viking Kronos nuovamente che scotta in seconda ruota, avendo all'interno di Piano Pence Varen che cerca la fuga nei confronti di Viking Kronos, che è sempre all'interno di Piano Pence, poi dare Pierre. Varen che sta prendendo vantaggio nei confronti di Viviano Prenz e Viking Kronos, che sembra ora in difficoltà. Varen forse ha azzeccato la fuga giusta, affronta la retta d'arrivo in vantaggio su Viviano Prenz, Viking Kronos, Vidare e Pierre. Varen in fuga nei confronti di Viviano Prenz, poi Vidare e Viking Kronos. Varen si è staccato da Viviano Prenz, Varen che va a dominare fino al palo. È battuto. Davanti a Viviano il vento Prenz, per Varen ha soffiato più forte che mai. E adesso è Minnucci che si lascia andare alla sua personale rivincita nei confronti di Colgini. Dopo Varenne vinse e lui arrivò quarto. Lì io mi sono girato e gli ho fatto lo stesso sfottò che lui mi fece a Milano nel nazionale con il cenno con la mano, per dire dov'era, lo cercavo. Però torno a ripetere, sono delle cose che naturalmente fanno anche molta scena. Io ho dovuto prendere tutte e due le guide con una sola mano per poi dopo voltarmi per fare lo sfottò a Colgini. È stata una cosa molto difficile, perché tutti quanti mi hanno sempre detto: ma se quel giorno il cavallo ti rompeva sul palo, che cosa succedeva? Io ho sempre risposto: il cavallo non ha rotto, il cavallo ha vinto. A quello che poteva succedere lo pensavate voi, ma non io. Tuttavia, all'epoca, si pensava ancora non che fosse nato un mito, Varen, ma che ne fosse tramontato un altro, Viking Kronos. Battendo Viking Kronos, Varen aveva ridimensionato il suo mito. Un altro gran premio è ora all'orizzonte, il Gran Premio Mangelli, dove ad attenderlo c'è Conway Hall. Varen vince in batteria con 1 minuto 12 secondi e 6, ma non resiste all'attacco nella finale e cede il passo. Si parla di delusione. Ma è solo l'inizio.
Nel settembre 1999 Varenne aveva già collezionato 16 vittorie consecutive in Gran Premi, tra cui i classici Europa, Triossi, Continentale. Per Legacy, ancora Varenne che arriva al vinto! 1,57,7 Allora Varenne è un numero dietro l'altro, mamma butta la pasta e Varenne se ne va, applausi a cena aperta per le Varenne e si tira Giampaolo Mentucci, vogliamo incontrare Tony Mecker. Si presenta adesso la prima grande sfida, il Gran Premio Nazioni a Milano, una competizione stimolante. Money Maker e New Kid Lizzy attendono Varenne ai nastri. Chi la spunterà? Ma vediamo chi era il suo avversario, Money Maker, chiamata la regina del trotto. Pippo Gubelini le sta provando tutte, c'è Tucker fuori, Tucker con Moneymaker, e lei la campionessa del mondo che ha vinto il Grand Prix d'America, l'Elite Cup, pacca a metà, New Kid Lizzy, se ne va in 1,12,3, Moneymaker per un decimo di secondo non è record europeo. Io naturalmente quando vedevo Moneymaker correre, Varenne ancora possiamo dire esisteva, però magari nessuno lo conosceva, e naturalmente era il punto di riferimento per tutti quanti Moneymaker, perché Moneymaker è stata una grandissima del trotto, una regina, ha vinto oltre gli 11 miliardi. Parlare con proprietario, perché proprietario ha pensato cavalli se solo 4 anni non vuole correre contro Moneymaker. Perciò era un punto di riferimento che tutti quanti guardavamo. La prima volta che noi abbiamo corso con Moneymaker nelle Nazioni sicuramente era una palpitazione tremenda. Ma una palpitazione tremenda nel senso che noi affrontavamo la prima del trotto mondiale. All'esterno Varenne che cerca di scavalcare Moneymaker, Dick Smoker e un po' di grana, 4 in linea dopo 100 metri, Varenne che insiste, Moneymaker che al suo interno non dà strada, un po' di grana invece che è costretto a far passare, e invece e magari noi correvamo in un modo molto più esterno del suo, lei aveva il numero di dentro a noi e noi avevamo il numero di fuori. Fondamentale andare davanti a Moneymaker per poi dopo sicuramente dettare noi la corsa. E invece non è successo così, è andata davanti Moneymaker e noi siamo stati costretti dopo gli ultimi 800 metri andare di fuori a Moneymaker per poi dopo magari batterla. 18 appena abbondante davanti al tribune, Moneymaker in vantaggio nei confronti di Varenne, un giro di corsa in 1,14,7, 31,1 dal fondo della curva di sinistra fino al palo, e Moneymaker come fosse un race di Uchillese, Varenne che prova a sparare la bordata quando siamo a 600 metri dalla conclusione, 30 secco dal palo sino a metà retta opposta, e Varenne che insiste su Moneymaker, la sopravanza, i due seguiti da Uchillese e poi un po' di grana, Varenne ha sopravanzato Moneymaker quando si va al miglio, passato in 1,58,8, Varenne che si porta presso Uchillese, la quale cerca di uscire dalla scia, e in calo Moneymaker, poi un po' di grana, 250 al palo, Varenne in vantaggio con due di margine nei confronti di New Kid Lindsay, Varenne scatena l'urlo della palla di San Siro, Varenne che se n'è andato da New Kid Lindsay, Moneymaker che prova a riproporsi di dentro, in vantaggio Varenne,
di dentro Moneymaker, Bahrain, Paolo Minnucci, El Nazione, il 99, la gente in pista, San Siro che salta, le braccia al cielo, è tutta Milano che esplode, è tutta l'Italia che trotta. Bahrain e Giampaolo Minnucci, il train di Jerry Curia, un indigeno sul gradino più alto della Nazione in 99, la stretta di mano con Wally Hennessy, due grandi interpreti del trotto mondiale. Un'alchimia, un insieme di variabili sono fondamentali alla creazione di una leggenda e nonostante tutto occorre sempre un contributo particolare. Il suo angelo custode, la finlandese Iina Rastas, ha saputo trasmettere quel tanto che basta per dare voce a un fenomeno chiamato Bahrain. Sicuramente toccare Bahrain a Iina era come toccare un genitore. Ha mangiato insieme a Bahrain, è cresciuta insieme a Bahrain. Era la tata, la donna delle pulizie, la donna che lo accudiva. Poi naturalmente le donne hanno molto più feeling con i cavalli, la loro dolcezza. E lei parlava, immaginiamo che lei parlava in due lingue con Bahrain, parlava in italiano e in finlandese. Io ho sempre detto a Iina se capiva più l'italiano o più il finlandese. Lei mi ha sempre detto, a volte capisce l'italiano, a volte il finlandese. Cioè quando gli serviva di capire, capiva, quando gli serviva di non capire, non capiva. Perciò io ribadisco sempre l'intelligenza di Bahrain. Anche se tu parli con un cavallo in due lingue e ti capisce in tutte e due, lascio a voi immaginare se può essere intelligente o meno. Stavo studiando in Finlandia, è venuto in Italia solo per lavorare all'estate e su quello periodo siamo incontrati. Loro hanno pensato portare Bahrain a correre in Francia e per me era interessante vedere un po' mondo, quindi ho lasciato i miei studi e seguito Bahrain. Bahrain sembra avere le carte in regola per osare di più. Il team, Curia, Rastas, Minnucci, prepara allora il fenomeno alla campagna di Francia. E come un bel regalo natalizio, arriva la vittoria a Le Mans. Una bella anticipazione all'America Vincent il 30 gennaio 2000. Lui faceva quella volta contro cavalli abbastanza buoni e ho vinto facilmente. A Parigi il mondo scopre Bahrain. È il 30 gennaio 2000. Andiamo a correre, quindi questa Americ con la possibilità di vincere, perché avevamo un cavallo che potenzialmente lo poteva vincere. Io ero sicuro che il cavallo potesse dire la sua.
Il primo America che noi abbiamo fatto è stato naturalmente come il primo amore, non si scorda mai. Con Varenne a Parigi in un clima di delirio, all'America, in uno stadio famoso, imbandierato di tricolore, e dinanzi a questo fenomeno io dico che anche lo sciovinismo dei francesi sfumò in un dolce senso di ammirazione per questo cavallo straordinario. La prima volta correrà solo contro tutti i francesi che allora ne erano molti e ben agguerriti. Si parte con i nassi, si entra tutti dentro a un imbuto per poi dopo uscire completamente tutti apparigliati. Il cavallo, dopo due buonissime partenze che aveva preso, che era andata a comando, alla terza partenza decisiva partì nelle ultime posizioni. Varenne si era innervosito moltissimo. Così pretendendo ai cavalli nelle prime posizioni almeno una cinquantina di metri. A quel punto abbiamo un po' corso all'arma bianca. Siamo pendura Maria, battuta Remico Frauna, fuori Frido in Sambra, generale di Pomorti, ne sta andando, la Varenne si è avvicinato dal Siamo pendura Maria, fuori Remico Frauna, generale di Pomorti, e giù le Telecie, tirano giù la Clerc, la Merezza, la 2000, e vengono a vincere la Chiari Colonistica, il dominatore, secondo, Siamo pendura Maria, c'è un fantastico Varenne. Ma la Francia è più dura del previsto. È solo terzo, per colpa della partenza con i nastri. Nel frattempo, la campagna di sfide gli impone nuovamente l'incontro con il generale, General Dupont-Mont. Si incontreranno a Göteborg, in Svezia, dove non firmeranno l'armistizio, ma la rivincita. Dopo i primi anni densi d'emozioni, Varenne plana, spinto dal vento, sui palcoscenici ippici più importanti del mondo. Ed è passerella per Varenne con un muy 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 bien. È un very 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 good Varenne alla grande, frusta alzata per Minnucci. Varenne al comando, Varenne solitario su Minar. Allunga Varenne, è un numero dietro l'altro, mamma butta la pasta e Varenne se ne va. Black ci prova, Varenne attaccato da Valentin Black, ma Varenne viene a vincere ancora bene bene. No, Varenne leader praticamente da un capo all'altro. La Moneymaker andava avanti regalmente, proprio veramente faceva impressione a vederla. Aveva tutto, perché secondo me i cavalli sono anche consapevoli del loro stato, di essere una regina, lei capiva di essere una regina. E Varenne stava dietro, in una posizione di agguato. A un certo punto, negli ultimi 300-400 metri, si vede il vento, come una folata di vento per la pista, e il pubblico sulla tribuna si levò in piedi intuendo che stava accadendo qualcosa di straordinario. L'urlo della folla di San Siro, Varenne che se n'è andato da New Killisi, Moneymaker che prova a riproporsi di dentro, in vantaggio Varenne, di dentro Moneymaker, Varenne, Paolo Minnucci, El Nazione, il 99, la gente in pista, San Siro che salta, le braccia al cielo, è tutto a Milano che esplode, è tutta l'Italia che trotta. Varenne e Giampaolo Minnucci, il train di Iorituria, l'indigeno sul gradino più alto della Nazione in 99, la stretta di mano con Wally Hennessy, due grandi interpreti del trotto mondiale. A San Siro, a quel giorno di novembre del 99, all'indomani Varenne andò in prima pagina sulla Gazzetta, cosa che l'Ippica non realizzava da tanto tempo, un privilegio di cui non godeva da tantissimo tempo, e scrissi uno di quegli
articoli che possono essere giudicati in maniera diversa, ma tiravo fuori l'anima di quell'avvenimento e forse anche l'anima di questo cavallo straordinario che mi aveva proprio colpito per il modo come aveva vinto e anche per la bellezza di quell'evento, di quel passaggio di consegne. E tante volte nel nostro lavoro c'è la intuizione, quella che conta, cioè intuire una determinata cosa al momento giusto. E se posso attribuirmi un piccolo merito nella circostanza, fu proprio quello. Quel Varenne in prima pagina estasiò il mondo dell'ippica. In realtà il merito era di quel cavallo che poi continuò a vincere sempre, continuò a entusiasmare e divenne veramente quello che io avevo pensato che fosse sin dal primo momento, un personaggio. Dopo i primi anni densi d'emozioni, Varenne plana, spinto dal vento, sui palcoscenici ippici più importanti del mondo. Arriviamo al 4 di aprile del 2000, che il cavallo va a correre la Bistora a Göteborg. È una data molto importante in quanto il cavallo doveva prendersi la rivincita sul famoso General Dupont. Insiste Varenne, spinge General Dupont al comando, in bocco della piegata conclusiva 1.58.9 e Varenne sopravanza General Dupont così come a Parigi, 250 metri alla conclusione, il generale di dentro, Varenne al largo che sta passando, General che prova la difesa, ma Varenne se n'è andato, Varenne, Paolo Minucci a 100 dalla conclusione, sono in chiaro vantaggio, Varenne che mantiene nettamente la meglio, Varenne esplode, la folla di tutta Italia, vince Varenne e siamo sul trono d'Europa, siamo forse anche vicini al trono del mondo, oggi è battuto General Dupont. La vittoria a Göteborg lancia l'anatema Varenne è il miglior cavallo d'Europa. Lotteria ed Elitlop, la storica classica svedese con due batterie e finale, sono a questo punto i traguardi stagionali dove il team proverà a dare il massimo, specialmente nel Lotteria, tanto caro a Giordano, il proprietario del fenomeno. Inizialmente non l'ho ceduto ai francesi, agli americani, agli svedesi, proprio perché i tifosi me lo chiedevano di non far andare il cavallo fuori dall'Italia e quindi per loro era molto importante che Varenne rimanesse italiano. La reazione dei tifosi sarebbe stata di sconforto, perché il cavallo è italiano, è di sangue italiano, è amato dagli italiani in Italia e all'estero, insomma non sarebbe stata una gran bella cosa. E quindi il business a volte, meno male che Giordano insomma non ha ceduto a queste pressioni. Per me questo era molto importante, per me il tifoso era la base, per me quando vincevo Varenne io pensavo prima a loro, non pensavo a cavallo, non pensavo a Giampaolo, ma i primi con cui andavo a festeggiare erano i tifosi, i miei tifosi, i tifosi di Varenne. Così arriviamo al primo Lotteria. Per noi napoletani Lotteria è tutto. Io ricordo ancora che da piccolo avevo 5-6 anni e mio nonno mi portava a vedere tutti i Lotteria.
E la mia rabbia era soprattutto che mai un cavallo italiano vinceva questa grande corsa. E io ero sbastaccionato e sognavo di avere un giorno un cavallo che appunto vincesse in lotteria. E quindi potete immaginare per me quel giorno come era importante arrivare all'ippodromo con 200 miei amici che avevo dato dei biglietti omaggio, con mio figlio che mi perseguitava, che diceva: papi, quando andiamo a ritirare la coppa dove dobbiamo entrare per andare in pista? L'emozione che accumulavo era esagerata. Non ricordo più quello che successe, ricordo solo che mi trovai in ambulanza e andai all'ospedale per gli accertamenti. E la cosa che più mi dispiacque è che non potetti festeggiare come avrei voluto quel momento per me molto importante. Agnano impazzisce. Il maggio partenopeo regala a Varenne un'ulteriore vittoria con un tempo che stende il suo proprietario. Gli altri devono essere agitati, non noi. Per Varenne c'è l'impresa più ardua. Elite Loop a Stoccolma, sogno del suo allenatore scandinavo. Fare una corsa del genere a Stoccolma, poi con Juri, l'allenatore del cavallo, che tra l'altro è stato per moltissimi anni lì in Svezia, lui possiamo dire che era in una sua seconda casa, perciò era talmente una cosa grande, anche più grande di noi, quella che stavamo facendo, che era meglio non pensarci. Per me Stoccolma è sempre stata una cosa... sogno di più, un paese dove io vivo tanti anni, poi a guardare i rivali, sempre Stoccolma, c'è sempre stato Vittorio Tilli. La furia del vento s'abbatte sulla Svezia, ma ad aspettarlo trova la sua bestia nera, Vittorio Tilli. Varenne rompe. Sfuma il sogno e Stoccolma incorona il suo idolo, Vittorio Tilli. Quinto, maledettamente quinto. La parentesi scandinava introduce nell'operazione Varenne SNAI, che ne acquisisce il 50% da Enzo Giordano. Perdendo ero contentissimo perché avevo capito di avere il cavallo più forte del mondo. Varenne nel maggio del 2000,
passione e grande impegno nel settore dell'ippica. E poi tre motivi fondamentali: non farlo uscire dall'Italia come comproprietà, potergli fare le più grandi sfide del mondo a livello di competizioni, appunto di corse, e poterlo raccontare al grande pubblico. Mancava un mito a livello dell'ippica, noi abbiamo puntato tanto su Varenne, l'abbiamo raccontato, abbiamo creato un marchio, abbiamo fatto affissioni, abbiamo fatto comunicazione, grande comunicazione, e poi il cavallo ci ha dato una grande mano per conto suo. Grandi messaggi, il vento, l'onda, la saetta, tutto quello che poteva rappresentare un cavallo come Varenne, un cavallo veloce. Appena dopo l'acquisto di Varenne, la SNAI fece una campagna pubblicitaria con dei cartelloni molto importante, che poi è molto piaciuta. SNAI caldeggia l'ingaggio nelle 5 prove della World Cup: Parigi, Milano, Gelsenkirchen, Malmo, Stoccolma. Velocità. L'ippodromo di San Siro è tra i principali ippodromi italiani ed europei, ed è sulla pista di San Siro Trotto che si disputano le corse più importanti. Varenne quindi ha segnato a Milano il suo nome negli albi d'oro. E parte a World Cup 2000. Prove importanti di avvicinamento al Gran Prix d'America. Mila, Sister Ganymede su Mayo Moly 400 iniziali in 27,5. E anche le prove della World Cup. Un'estate tutt'altro che tranquilla, quella del 2000. 10,8, recita il cronometro, e Varenne è passato nei confronti di Mayo Moly, che è sottolanza Ganymede, ancora Ellison Hollow, tre quarti di miglio. Inizia la salita. Il Varenne della World Cup lotta disperatamente con il cuore. Ha cominciato a correre, ha fatto sempre queste cose in pista. Naturalmente lui aspettava sempre il cavallo vicino. Noi nel gergo ippico possiamo dire era un cavallo compagnone, cioè in poche parole, se non aveva un cavallo vicino lui dava il massimo di se stesso, e tutte le volte l'ha sempre fatto. Gli dèi, pur chiudendo temporaneamente gli occhi sulla loro creatura, non l'abbandoneranno. Voleva sempre vincere. Varenne sapeva perfettamente essere un campione quando era ora di carreggiare e quando era ora di giocare. All'inizio ho trovato un po' difficile avvicinare Varenne, perché per me aveva un carattere un po' distante, un po' freddo, però poi dopo tutti questi anni conosco lui molto bene, quindi siamo amici molto buoni. Devo dire che l'occasione dove vedevo meglio che
lui, Varenne mi voleva bene, era quando siamo stati fuori. A casa, quando sentiva tutta la gente, tutti i cavalli, era sempre un po' di stacco, però quando siamo stati fuori era sempre molto più dipendente da me. E quindi faceva quando vedeva me così. Seguono 2 mesi di preparazione. Il suo allenatore, Turia, ha un unico obiettivo: riconsegnarlo nelle mani di Minnucci, pronto per Giubileo, a Roma, dove 15.000 persone l'aspetteranno a Tor di Valle. Subito Varenne in anticipo su General Dupont, errore di Ellison Hollow che viene squalificato, passa in 500 metri di corsa Varenne, il nuovo leader. Passaggio davanti alle tutte, lo prova in 14.4, si viene a un giro dal termine, Varenne leader nei confronti di Remington Crown e General Dupont. Chilometro iniziale passato in 1.12.8. Ero preso a fare altre cose, a salutare il pubblico, a dare pacche sul posteriore a Varenne, perché era la cosa che lui amava moltissimo, ti cercava proprio con le orecchie, forse si girava quasi con la testa per un segno di gratitudine. Ma sicuramente pure quella lui piaceva, lui c'era un cavallo un po' particolare, ma come si dice, come una persona molto dolce, un cavallo dolcissimo, lui c'ha un carattere buono, perché mai faceva qualche cosa stupida. Per me è una cosa che è difficile trovare altri cavalli che faceva questa cosa che faceva lui. Sempre in compagnia doveva stare, se non stava in compagnia non vedevamo il Varenne esplosivo, il Varenne eclatante, il Varenne fortissimo, vedevamo un cavallo normalissimo, vedevamo un cavallo che vinceva ugualmente, però non vedevamo, direi, come possiamo dire, una scheggia di Varenne. E tutte le volte che io montavo sopra lui avevo una tranquillità interiore, perché sicuramente se non potevo fare io qualcosa, sicuramente la faceva lui con la sua voglia di fare, con la sua voglia di correre. Stacca la macchina Rupla, corda Uniforce che ti asciuga l'iniziativa nei confronti di Tom De Souza. Il 14 gennaio Varenne si perfeziona a Milano, all'Enca. Fa freddo a Milano, ma è la temperatura giusta per il fenomeno. Inizio andato avanti, correva quasi tutti i corsi, stava avanti in testa, se lui se qualche volta aspettare avversario, ma ok, fine fine ha vinto sempre.
Ci siamo. Il 28 gennaio Parigi aspetta una vittoria italiana. L'ultimo era stato mistero nel 1947. Finalmente arriviamo al gennaio del 2001, è Seconda America, il momento della rivincita. Siamo tornati a Parigi sicuramente con sede di rivincita, perché l'anno prima eravamo arrivati terzi. È una corsa troppo importante per la vita di un calcio. Siamo arrivati lì con il ruolo di favoriti, una cosa direi molto più pesante da sopperire. Parigi in un clima di delirio, all'Amérique, in uno stadio famoso, imbandierato di tricolore. Con la sfilata, con le majorette, con la banda francese, con la sfilata dei cavalli, tutto fu bellissimo. Non potevi pensare proprio cosa stava succedendo. Nato, arrivai a Parigi e la cosa che più mi colpì, che in quel momento era inimmaginabile, di trovare 4 o 5 mila italiani sugli spalti per tifare il mio cavallo. Tutti i tifosi sono stati molto importanti, era una cosa bellissima che hanno seguito Varenne. Tanta gente che naturalmente era venuta da tutte le parti d'Italia, erano venuti per venire a vedere Varenne. Naturalmente aspettavano un po' tutti quanti che vinceva. E vedere tutte quelle bandiere, tutti questi tifosi che appassionatamente tifavano per Varenne, era una cosa incredibile. L'adrenalina, l'agitazione, e il pensiero, e tutto. Cioè io portavo tutti gli italiani, tutti dietro alla schiena, tutti gli italiani dietro alla schiena. Soltanto che in quel momento avevo un'emozione in me, avevo una tensione che tutto quello che succedeva mi era indifferente, perché pensavo solo al momento della corsa. È il momento decisivo, atteso da tutti dopo la sfortunata prova del 2000. In accelerazione a metà dell'ultima curva nei confronti di Igor Brickenson de Mormai, in vantaggio Varenne, si volta a controllare Giampaolo, la rete d'arrivo, la mossa di General Dupont-Moi, terza volta che attiva General che va all'attacco, Varenne che si difende, il prof dei due, General all'esterno, Varenne di dentro, e invece che aspettavamo è Varenne in vantaggio, Varenne in vantaggio, Varenne in vantaggio, all'esterno non ce n'è più per nessuno, è Varenne, è l'Italia che vince. Stella. I tifosi italiani a Parigi sono in tripudio al passaggio della nuvola rapida. Davanti ai loro occhi, Varenne si appresta a salire la scala dell'Olimpo.
dei momenti che a raccontare, cioè, mi vengono ancora i brividi addosso. Gli italiani talmente tanti erano in pista che venivano fuori da tutte le parti, poi talmente così eclatante era stata questa vittoria che sicuramente avevamo dato un segno importante. Dopo la corsa non vi dico quello che è successo, facemmo una festa con oltre 300 invitati in due ristoranti francesi, avremmo voluto invitare tutti i 4.000 italiani. Quando hanno visto Angelo con la bandiera tricolore si sono sempre avvicinati e sono sempre venuti lì, sono sempre orgogliosi della bandiera, una grande emozione questo cavallo qua. La giornata di Parigi fu indimenticabile e la Gazzetta uscì all'indomani in prima pagina con un titolo a 9 colonne come quelli che si fanno per le grandi vittorie della nazionale, Varennes Magnifique, e credo che quella pagina sia entrata e resti nella storia dell'Ippica. In quel periodo i giornali, le televisioni di private, della Rai Nazionale, ne parlavano in ogni momento. Dopo 54 anni, un cavallo nato in Italia vince a Parigi il prestigioso Prix d'Amérique. Il suo nome è Varennes. Una grandissima emozione vedere la retta d'arrivo con quel boato anche del pubblico. È stata la più grande soddisfazione, la prima e forse ancora quella più grande. Il fenomeno Varennes dilaga, la sua scia di successi è tale da crearne un mito e la gente, incuriosita, torna numerosa a riempire gli ippodromi. Quindi per l'ippica italiana il fenomeno Varennes è stato un fenomeno irripetibile, unico, e credo che abbia contato molto non solo sotto l'aspetto agonistico, e questo è sotto gli occhi di tutti. Le grandi vittorie di Varennes hanno portato l'ippica italiana ai vertici mondiali. Il 18 febbraio 2001, premio Locatelli a Milano, la corsa di rientro in Italia dopo il trionfo dell'America. Minnucci indossa una nuova giubba, blu e arancione, i colori che inondano San Siro. Nel tratto di corsa che in passato lo aveva visto rilassarsi e frenare, aumenta i giri vertiginosamente, qualcosa di mai visto. Ha preso il primo applauso della folla, Varennes, il colatino, e lotta solo per il secondo, ma quello che conta è che Varennes e Giampaolo sono ancora lì. È il record italiano sulla distanza. Intanto Varennes prosegue i suoi allenamenti a Tor San Lorenzo, suo quartier generale, in vista del Lotteria di Agnano. Rientrato a Napoli pensai subito di organizzare una grande festa che poi puntualmente facemmo. Notai che
non solo Varenne era diventato popolare, ma anche io nel mio piccolo vedevo che la gente mi fermava per strada, voleva essere raccontata Varenne come viveva, che mangiava, che sensazioni provavo quando correva il cavallo. È magica l'atmosfera ad Agnano. I tifosi attendono il fenomeno. Giordano non vuol deluderli e chiede a Varenne, con il consenso di San Gennaro, un nuovo miracolo. Lotteria di Agnano è la corsa che in Italia accende di più la fantasia, trova il coinvolgimento delle persone non ippiche che avvertono l'avvenimento, è la città di Napoli che partecipa e non solo la città di Napoli. E Varenne, lotteria, è legato ormai al nome di Varenne. Mare in alto, mando, si libera San Besipì, allargo Fannitollo, Varenne, se ne va, e fiesta, Varenne. Varenne vince per la seconda volta in lotteria. Affezionati a Varenne, che dopo ogni corsa venivano sempre in premiazione, venivano sempre vicino al box del cavallo. Noi trattavamo come gente di casa, come gente normalissima che stava proprio nel team di Varenne. Che c'era proprio un gruppetto guidato da Angelo che venivano in tutte le parti dove andavamo. Tutti i tifosi, a partire da Angelo, da Cristina, da Alice, Samantha, Rita. Un cavallo che ha fatto innamorare la gente, che ha fatto innamorare i tifosi, che ha fatto innamorare i mass media. Stavamo sognando ad occhi aperti e non ce ne rendevamo conto. Dopo il solito cardiopalma e le fantastiche volate di Agnano, il trionfo tutto italiano crea un vero e proprio evento, tanto che viene organizzata una festa in Piazza del Popolo a Roma il 20 maggio. Subito dopo, il 27, l'Elite Lop a Stoccolma fu trasmesso in diretta su un mega schermo presente in Piazza di Siena. Le tribune erano piene e il tifo che si fece per Varenne fu veramente da stadio. L'unico cavallo al mondo che aveva sempre battuto Varenne si presenta come uno spettro. Sicuramente Johansson non è che era agevolato perché stava sulla pista amica. Johansson è un uomo da 20.000 vittorie in carriera, è soprannominato Iceman, l'uomo di ghiaccio. Voglio dire, prima che ti parla passa forse magari un anno. Lui sicuramente era agevolato perché conosce molto bene la pista, come ne conosce molto bene tante altre,
però secondo me conosceva molto bene anche Varenne, perché aveva corso già diverse volte contro Varenne. Per me Varenne non sapeva che doveva correre, però non sentiva proprio corsa, non diventava mai nervoso, era sempre tranquillo, buono. Però quando siamo entrati sull'ippodromo sapeva già che deve correre. Via, determinante la partenza, determinante. Varenne, Vittorio Tilli accanto in partenza. Vittorio Tilli vuole il comando, Vittorio Tilli. In un metro, Vittorio Tilli al comando. E adesso bisogna tirare di fuori. Adesso bisogna tirare di fuori. Si gira Giampaolo Minucci, terzo alla corda, vuole andare Solares, ma non si riesce. Questa curva, si fa sotto questa curva. È rimasto di fuori il finlandese Magic al comando Victory Tilly. È il match che tutti aspettavano. Di dietro c'è Solares a godere del match che tra poco sarà fuoco alle polveri con Varenne. Una volta arrivati vicino a lui, lì all'Elite, l'ho preso subito secondi, ho avuto ecco questa fase di ripicca. Sono voluto andare subito all'esterno di Johansson per proprio metterla su un braccio di ferro, chi era più forte. È un gioco a scacchi, è un gioco a scacchi. Varenne adesso si porta all'esterno, Steve Johansson gira il trustino, ha girato il trustino Steve Johansson, Varenne 57-9, c'è l'attacco di Varenne a Steve Johansson e via Stig Johansson al comando, Victory Tilly, Varenne all'attacco, parziale mostruoso, mostruoso veramente al comando, Victory Tilly, Varenne lo vuole spaccare in due, Victory Tilly al comando, i due si allontanano dal gruppo, è una cosa eccezionale, Varenne contro Victory Tilly, i due lottano sulla curva, Varenne ancora all'attacco, siamo in retta d'arrivo, Varenne contro Victory Tilly. Varenne, Victory Tilly, Varenne, Varenne, siamo campioni del mondo, siamo campioni del mondo, butta la pasta mamma, che siamo campioni del mondo, siamo campioni del mondo, Varenne è il cavallo più forte del mondo, abbiamo spaccato a metà Victory Tilly. Varenne entra nella leggenda. Un parziale violentissimo in 41,6 sul cronometro. In quello strappo Victory Tilly ha dato tutto, ma non c'era scampo. Secondo, Solar F, guidato da Pietro Gubellini. Per me prima vittoria dell'Elite Lop è stato più bello di tutti, era proprio lì, c'è sta sempre un feeling, un'atmosfera proprio speciale, era bellissimo, era un grande sogno vincere l'Elite Lop. Lo mise KO e vinse in una maniera, cioè io quel giorno, forse secondo me è stato per me il giorno più bello delle vittorie di Varenne, la felicità che avevo dentro, il fatto di aver girato fuori a questo cavallo che tutti quanti osannavano in quel momento, che tutti quanti consideravano insieme a Varenne il cavallo più forte, per me fu un'emozione indescrivibile. Naturalmente più forte è uscito a testa alta Varenne e Johansson dopo la corsa mi ha fatto i complimenti. E quella giorno forse in Stoccolma si sta una più grande gioia della mia vita come allenatore, perché si stava 35.000 persone in tribuna, tanti parenti, amici mio che stava su, perché io vivo molti anni in Svezia prima quando veniva in Italia. Thank you.
ma un insolito stop fa tremare i tifosi di Varenne. Milano, fine giugno. Improvvisamente scoppia il caso Zanzare. Quella sera a Milano, mi ricordo, era un caldo veramente torrido, il cavallo soffriva molto con le zanzare, infatti ci è servito anche da esperienza questa cosa qui. Lui ha avuto un problema di allergia perché lui soffriva molto di zanzare. Quando si sta in periodo estate, in Italia si trova parecchio zanzare, parte di Milano. Era pizzicato in varie parti del corpo e lui sicuramente si è talmente innervosito nel box a combattere, possiamo dire, con queste zanzare, che quando è andato in corsa aveva già dato tutto quanto nel box perché era talmente esausto. Eppure lì ha dato prova della sua forza, della sua anima, della sua sensibilità, che lui naturalmente solo sapeva. Perciò era una corsa verso battere Varenne, cioè chi è che arrivava per primo per battere Varenne. E naturalmente noi andavamo sempre un po' contro la sconfitta, perché sai benissimo che nulla è infinito, perciò Varenne oggi o domani può perdere, come è successo per un motivo, però è successo. È vero che la prima volta che perde da Jack Hammer a Milano il cavallo, c'è stato veramente il silenzio più completo sulle tribune, perché sembrava come se fosse accaduto qualche cosa di veramente eclatante. Naturalmente per l'Ippica sicuramente era successo qualche cosa di brutto perché Varenne aveva perso, però io dopo il palo gli ho dato sempre la sua solita pacca come ringraziamento, anche perché Varenne in quelle poche volte che possiamo dire ha perso non sono scuse perché abbiamo perso, perché naturalmente sono molte più quelle che abbiamo vinto, perciò a noi le scuse non è che servono, però in quelle poche volte che ha perso sicuramente aveva le sue proprie ragioni per poter perdere. La sconfitta milanese non impensierisce più di tanto il team, che vola verso gli Stati Uniti alla conquista del Breeders' Crown. L'attende una corsa difficile a Meadowlands. Il caldo newyorkese avanza, ma Varenne è pronto alla sfida americana. E lì Varenne sfida gli americani, anche lì accettando che siano loro a indicare l'arma del duello, perché la pista da 1600, in Italia non abbiamo pista da 1600, in America proprio per questo, proprio perché hanno delle piste da 1600, hanno un modo diverso di correre, tattiche diverse. Il rischio lì era grande, perché attraversare un oceano con un aereo che Varenne prendeva per la prima volta, il fuso orario, il caldo torrido che c'era in quel periodo a New York, vi ricordo che arrivavamo a New York, c'era un'afa incredibile, oltre 40 gradi, un calore ma inaudito. E Varenne, che non è un amante del calore, mi fece una paura. Infatti pensai, come facciamo domani qua se non viene a piovere, veramente rischiamo di fare una brutta figura. La cosa più bella fu il giorno dopo, mi svegliai, a New York pioveva e la temperatura si è scesa a meno di una decina di gradi. Se non ricordo benissimo, questi emigranti italiani con le bandiere che ci chiedevano, ma veramente abbiamo possibilità di vincere, di battere gli americani? Noi dicevamo, guarda che noi non possiamo perdere. Loro incredulo dicevano, paesà, ma che dici, ma veramente fai? Cioè noi dovevamo correre contro due avversari, i record e la corsa. E quando riscaldavamo i muscoli prima della corsa, che si chiama sgambatura, riuscivo sempre a capire se Varenne aveva voglia di correre più o meno.
molto veloce, vola all'esterno, rimane Varen. E alla fine Pisac, dopo 150 metri di corso, Fission agli altri, passato Varen, non senza spesa, Varen in vantaggio, a metà della dietro il ponte. All'esterno la progressione di Trimbacchation che va ad attaccare Varen alla testa del mezzo miglio. Trimbacchation che sottomanda Varen 55-1, gli 8 centri iniziali. Trimbacchation è passato in vantaggio all'imbocco della piegata conclusiva nei confronti di Varen che si affaccia al suo esterno in anticipo sulla risalita esterna di Plisac a metà della piegata finale. Trimbacchation e Varen alle prese avanti a Plisac, poi Nicky Colcuolla agli altri. Varen che ai tre quarti di miglio passati in 1.23 tende a passare nuovamente in vantaggio, si porta presso Plisac addirittura d'arrivo, mancano ancora 300 metri. Varen in vantaggio nei confronti di Plisac, Varen che ha una di margine, di dentro c'è Trimbacchation, Varen in vantaggio a centro dal palo. Dopo la corsa erano contentissimi, più contenti di noi, vedere un cavallo italiano che vinceva di 20-30 metri, record mondiale, incredibile, per loro fu una gioia immensa. Conoscendo molto Varen, avendo un feeling particolare con Varen, sono riuscito a vincere e vincendo abbiamo fatto anche record del mondo, tanto è vero che io ho fatto gli ultimi 100 metri portato verso sinistra che guardavo solamente il tabellone per vedere se arrivava il record. La tournée americana si conclude con la vittoria al Trot Mondial in Canada. Ora Varen si appresta a tornare in Italia, dove l'attende un breve periodo di riposo prima dell'inverno. C'era la storia dell'Ippica e c'era. Varen l'ha ribaltata, ne ha fatta un'altra. Mi ricordo che subito dopo si parlava di Varen entrato nella leggenda e io li correggevo dicendo no, Varen è leggenda, è la leggenda. Eravamo sempre noi che andavamo a comprare dei cavalli in America, eravamo sempre noi italiani che andavamo a prendere dei stalloni del seme congelato in America, invece adesso sono loro che devono unire a noi. Perciò io, ecco perché considero l'Ippica che sia ribaltata, perché adesso prima eravamo incudine, adesso siamo diventati martello. Varen è arrivato in America brevissimo, con pochissimo anticipo, 5-6 giorni, disputò le Breeders' Crown e vinse facendo innamorare anche gli americani. Immediatamente dopo la corsa ero chiamato da tutti per sapere quanto valesse Varen e perché tutti lo volevano acquistare, e stabilire il prezzo per un pezzo unico era la cosa più difficile, tant'è vero
che mi venne fuori da dire, è un po' come dire quanto bene vuoi a tua madre, è un bene inestimabile. L'8 dicembre 2001 a Milano, al Gran Premio d'inverno, Varenne rientra alle corse. Deve partire a 25 metri da cavalli di almeno tre categorie peggiori di lui. Rompe in fase di allineamento, recupera e vince. Varenne è tornato. Premio Enca. Varenne rifinisce la preparazione in attesa del 27 gennaio. È la classica passerella per Varenne nel tratto conclusivo. In seconda posizione spunta Andrea Dieso nel finale, pur in scioltezza. Varenne va a vincere nettamente. Intanto la tempesta di vento scolpisce la sagoma del mito. Essa si materializza come un tuono nell'orizzonte di Parigi. Sotto la pioggia, 6-7 mila italiani arrivati a Parigi con ogni mezzo e con diversi pullman organizzati da SNAI aspettano la quarta corsa. In quel momento tutte le bandiere tricolori si concentrano con forza sotto la direzione di un vento speciale, Varenne. Dovevamo difendere lo scettro, avevamo tutto da perdere e niente da guadagnare. Entra il fenomeno. Il vento si concentra nelle sue turbine, tanto che dopo tre partenze richiamate, secondo la giuria per colpa di Minucci, il driver italiano viene squalificato. Non potrà guidare cavalli per un mese. Mi sentivo molto più nervoso, perché Varenne era il cavallo che doveva vincere per forza l'America. Poi è talmente affascinante, bella, perché è proprio intrigante, è una corsa difficile. Bisognava andare davanti, bisognava riuscire a prendere subito la leadership, bisognava rimanere in mezzo ai primi due o tre del gruppo per non farsi subito chiudere proprio da loro. Andiamo a sondare questa America da netti favoriti, con il numero più alto, che in effetti il numero 18 che consacra il cavallo. Chicorio con il numero 18 all'America, il cavallo che ha vinto di più, il cavallo più famoso, diciamo che è il sogno di tutti i proprietari, con un America con il numero 18. Arrivati a Parigi la sorpresa fu ancora più grande, a vedere quasi 10.000 italiani sugli spalti, era, diciamo, tutto un tricolore. Io in particolare vivo delle tante gioie che mi ha dato, di tanta adrenalina, di tanta felicità. Un cavallo non ti può dare questo, te le danno solo le persone, e invece questo cavallo ci ha dato questa gioia. Varenne dominò quella gara, la vinse proprio da re, e io ho visto gente veramente impazzire di gioia. Per Varenne è record, 1:12:08. La tribuna si incendia in un turbinio tricolore. Vincent si inchina al monarca assoluto. Quando Varenne passò per la passerella finale gridava Sua Maestà il Re, Sua Maestà il Re. Varenne sale un gradino in più nella sua ascesa verso l'Olimpo. Il 2 febbraio Varenne è incoronato per la seconda volta cavallo dell'anno.
dice Michele Ferrante, giornalista di Gazzetta dello Sport, i cavalli di carne e ossa non possono andare così forte. Non è possibile che riescano senza un computer al posto del cervello a leggere la corsa e desiderare di veder steso l'avversario al tappeto. Varenne mette KO i suoi avversari. Prima Fanidol al Vitesse, poi, passando per Göteborg, arriva a Napoli, dove Victor Itilli, ancora lui, prova a reggerne l'urto. Ma facile è intuirne l'amaro destino. Un silenzio sacrale avvolge l'ippodromo di Agnano poco prima l'allineamento. Attenti, pronti, via! Victor Itilli difende nettamente lo steccato da Varenne, parte alla grande Zidane. I cavalli affrontano la prima curva, parte molto bene Fanidol, poi Royal Girl, Fanidol Zidane, poi Royal Girl, 400 in 29.4 e Victor Itilli e Varenne già match davanti alle tribune, 500 da 1.11.9. Completamento dei 600, bordata di Varenne, replica Victor Itilli, 42.5, chiacchiericcia il mio cronometro, i 600 iniziali, non dà tregua Varenne, frazione notevole in 13.9 di fronte, si diventa il Victor Itilli, a largo Varenne, si avvicina al leggendario del campo, sta passando Varenne, passa, Varenne in vantaggio, a largo leggendario del campo. Varenne in vantaggio, allunga Varenne, Varenne se ne va, standing ovation, standing ovation, vamos, vamos, Varenne polverizza tutti i record, 1.53, 1.18, standing ovation, per Varenne. Secondo un ottimo leggendario Lover Cup, numero 4, e per il terzo posto, uno stremato Victor Itilli. Signori, standing ovation, per più che un cavallo al mondo, non so se nella mia vita, e se nemmeno quelle dei miei figli, dei miei nipoti, metteranno un altro campione come questo. Un altro record. I 25.000 di Agnano impazziscono. Poi vincere a Napoli con il proprietario di Napoli, il cavallo possiamo dire sì guidato da un romano, però il cavallo magari è sotto una scuderia napoletana, perciò va considerato anche il cavallo napoletano, con tutta quella gente che c'era a Napoli, finita la corsa un metro dopo il palo, io dovevo fare le gincane per riuscire a tornare in scuderia. E io ho incoronato l'ultimo lotteria in una delle quattro perle migliori che abbia fatto Varenne. La storia non è finita. Sopra le nuvole c'è il sereno. Varenne è un sole che non può tramontare, o perlomeno non a mezzanotte. C'è ancora l'Elite Lop ad aspettarlo e il sole, la sera in Scandinavia, è sempre alto. 26 maggio, Stoccolma si illude ancora, gli avversari molto meno. We'll be right back.
Il sogno scandinavo si era appena realizzato. San Siro World Cup. Programmazione, forse devo dire, è stato facilissimo. Puntare alle corse di maggior prestigio, alle più importanti, con Varenne è stato facile. È stato facile altrettanto far comprendere a chi si era affidata alla mia programmazione, i due comproprietari, che rinunciare ai soldi facili, di corse comunque importanti, ma non le corse da Varenne. Questo è stato un compito che mi è stato facilitato perché Varenne vinceva e continuava a vincere, convincendo sempre di più. Tanti tifosi che mi scrivono e mi scrive gente da tutta l'Italia, da posti dove non esiste neanche un ippodromo e che sono venuti a Napoli, dalla Calabria, da Palermo, da Oristano, Pino d'Oristano. Sembra eccessivo vincere ancora, in questo caldo giugno milanese. Ma forse il suo allenatore, Turia, conserva un desiderio. Quel desiderio che attendeva da anni insieme a Dina Rastas. Inizia non pensava mai, lui correva a Finlandia, ma che dopo l'ultimo anno ha detto proprietario posso fare perché quella periodo non si stava altri gran premi, posso fare una quella corsa di Finlandia e poi a casa mia Finlandia un ippodromo si chiama Mikkeli. L'ippodromo è immerso in una foresta e 26.000 persone aspettano di poter ammirare Varenne e di applaudire i propri compatrioti. Pista molto molto veloce, una più veloce pista che esiste in Europa. E andare in Finlandia era pure una cosa grandissima, sensazione per essere avanti tutti amici miei, tutta la famiglia, tutti finlandesi, era una cosa grandissima. L'energia di Minnucci in Finlandia non basta. Il fenomeno si ferma a soli 2 decimi dal suo mondiale su una pista da 1 chilometro. Il record salta e non resta che aspettare il 24 agosto, giorno della 4ª tappa di World Cup a Parigi. Sui 2 chilometri sarà il finlandese Kontio, amico di Turia, a guidare il fenomeno nel suo ennesimo record. 1:10:08. Thank you.
ringrazio Dio di aver conosciuto dei campioni straordinari come Pelé, come Maradona, come Carluis, come Consolini, come Coppi, come Bartali, ma ringrazio il cielo di aver conosciuto anche questo cavallo, perché mi ha dato delle emozioni grandissime e mi ha fatto capire anche delle cose che gli uomini non mi avevano fatto capire. La straordinaria carriera di Varenne, come una clessidra, lascia scivolare i suoi granelli sui palcoscenici di tutto il mondo. Trot Mondial Cup, Canada. Il destino si presenta come uno specchio. Varenne corre, ma viene squalificato. Stanno sempre in vantaggio, l'esterno però Van Nidol che ci prova. Van Nidol che è passato, ma il capitano ancora resiste. Gloria e onore al capitano, gloria e onore lo stesso. C'è gloria e onore al capitano, gloria e onore ancora a Varenne, a Varenne. Così come aveva iniziato, chiude la sua straordinaria carriera, in attesa che il vento soffi forte ancora, rovesci la clessidra e faccia nascere un nuovo Varenne.